Amici di Motore Online, io sono Matteo Gallucci e dopo 5 anni dal debutto sul mercato arriva il fatidico restyling per la Fiat Tipo Mai 2021 che mantiene le carrozzerie station wagon, sedan 4 porte e hatchback e aggiunge la versione City Cross, ovvero, lo dice il nome, quella crossover rialzata, ma cambia a livello estetico e soprattutto a livello tecnologico. Allora scopriamolo assieme nel nostro com'è e come va. Com'è fuori? Trattandosi di restyling, le sue dimensioni non cambiano, infatti misura sempre in lunghezza in versione hatchback 4,37 m, in larghezza 1,79 m e in altezza 1,50 m, mentre il passo è per tutte le varianti di 2,64 m e la versione hatchback è più corta rispetto alla sedan 4 porte di 16 cm e più corta rispetto alla versione station wagon di ben 20 cm, mentre la nuova versione City Cross ha la luce da terra maggiorata di 4 cm. La nuova Fiat Tipo ha un frontale completamente nuovo con una grande griglia all'anteriore e il rinnovato logo Fiat, che mette in risalto la scritta del brand italiano. Nuova anche la firma luminosa che prevede fari full LED all'anteriore per le versioni top di gamma e a LED al posteriore. Più robusto e rinnovati il design dei nuovi paraurti, mentre al laterale spiccano i cerchi in lega da 17 pollici con pneumatici 225-45. Com'è dentro? La versione restyling a livello di interni e di qualità percepita cambia relativamente poco, perché in realtà cambia molto la parte dedicata all'infotainment, al quadro strumenti. Qui abbiamo un nuovo volante con la parte dedicata al clacson che è ora circolare, sempre multifunzione con i comandi ADAS sulla destra, la gestione dell'infotainment e del quadro strumenti sulla sinistra, ottimo per impugnatura. Qui abbiamo la gestione con i rotori del climatizzatore, che non è purtroppo bizona, la possibilità del riscaldamento per le due sedute anteriori, ottimo il piano black, questo inserto anche con un profilo cromato, ottimo a livello visivo, purtroppo attira molta polvere e anche le ditate sono ben visibili. Però a livello di qualità di materiali è molto furba la Fiat Tipo, perché nella parte alta abbiamo plastiche morbide, nella parte bassa invece plastiche più dure, però quando siamo in marcia gli assemblaggi sono ben fatti, perché non c'è nessun tipo di scricchiolio. Com'è l'abitabilità? La media di casa Fiat offre sempre tanto spazio per tutti gli occupanti. Sul divano posteriore lo spazio dedicato alle gambe è davvero tanto, ma chi supera il 1,80 m di altezza può sfiorare il cielo con la testa. Il quinto passeggero nel mezzo del divano posteriore invece non starà molto comodo, perché con i piedi si rischia di urtare le guide dei sedili anteriori. Com'è l'infotainment? Rivoluzione tecnologica per la nuova Fiat Tipo, che mette a disposizione degli utenti un nuovo quadro strumenti completamente digitale da 7 pollici, mentre al centro della plancia si può avere il grande schermo touchscreen da 10 pollici Uconnect, che con il Tech Pack viene abbinato alla piastra a induzione per caricare le batterie del nostro smartphone. Ovviamente c'è piena compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Com'è il bagagliaio? Il bagagliaio è uno dei punti di forza di quest'auto, apertura manuale, non elettroattuata per intenderci, soglia di carico abbastanza alta e gradino importante. Però la forma è squadrata, molto profondo, 440 litri di capacità standard, abbattendo il divano posteriore 60-40 raggiungiamo addirittura i 1050 litri totali. E poi abbiamo un doppio fondo con un comodo dispenser estraibile, sotto di esso la locazione per la ruota di scorta. Come va? Eccomi al volante della Fiat Tipo Mai 2021, versione hatchback, come carrozzeria, motorizzazione turbo diesel top di gamma. Quindi sotto al cofano abbiamo il 1.6 4 cilindri da ben 130 cavalli e 320 newton per metro di coppia, motore elastico, ma ovviamente la sua potenza e coppia la sviluppa tutta in basso a livello di giri e regime, vuol dire sfruttare questo motore tra i 1250 giri fino ai 3000-3500. Non andrei oltre, perché questo vorrebbe dire semplicemente avere più rumore in abitacolo e vibrazioni, quindi andare a disturbare quello che è il comfort e l'esperienza di guida e di viaggio con la Fiat Tipo.
che è un'auto estremamente comoda. In questo caso viene abbinata la trasmissione manuale a 6 marce, non 5 come il cambio manuale che ha in dotazione per esempio la motorizzazione benzina, cioè il 1000 3 cilindri da 100 cavalli. Qui abbiamo una sesta marcia che è una marcia esclusivamente di riposo, ci serve per i viaggi, quindi per le soluzioni, se vogliamo, autostradali, perché a 130 km orari qui siamo sotto ai 3000 giri minuto, a tutto vantaggio dei consumi, perché la hatchback turbo diesel è una gran passista e praticamente in ogni condizione di strada affrontata, quindi ambito urbano, ambito extraurbano o autostradale, i consumi da computer di bordo sono sempre vicini ai 20 km al litro e con una capienza del serbatoio di circa 50 litri di gasolio, beh, capite bene che l'autonomia si avvicina molto ai 1000 km totali. Quindi questa è sicuramente un'auto per chi vive comunque un contesto urbano, però fa tanti chilometri all'anno, direi circa 30.000. Un'auto molto onesta nella conduzione, mi piace molto questo nuovo volante ridisegnato con la parte centrale tonda, ha un'impugnatura non esagerata, corposa ma non esagerata, il diametro secondo me è corretto, la conduzione è molto, molto semplice, molto facile, anche la direzionalità, non è certamente uno degli sterzi più diretti che abbia mai provato, però sicuramente è un buono sterzo e anche il reparto di sospensioni è morbido, però non cede così tanto al rollio e al beccheggio come mi sarei aspettato, anche perché la Fiat Tipo non è un'auto pesante, in questo caso siamo circa sui 1340 kg. La cosa che trovo invece un po' più complicata non è tanto l'escursione della leva del cambio, che è corretta, quindi né troppo corta né troppo lunga, anche a livello di distanza con la corona del volante, ma sono proprio gli inserimenti di marcia che vengono un po' contrastati. Questo magari me lo sarei aspettato su una sportiva, una cosa del genere, non su un'auto che vuole essere appunto una passista, e questo lo trovo abbastanza scomodo. A livello di sistemi di sicurezza, la Fiat Tipo 2021 è classificata come con guida autonoma di livello 2. Cosa vuol dire? Vuol dire avere il cruise control adattivo, con cui possiamo scegliere sicuramente la velocità di crociera ma anche la distanza da chi ci precede, e in più abbiamo questo sistema lane assist di mantenimento in carreggiata attivo, quindi agisce autonomamente sul volante, ci riporta anche con un brusco intervento, se vogliamo, direttamente in carreggiata. Bisogna saperlo appunto perché è un intervento decisamente corposo sul volante da parte di questo sistema. Si aggiunge anche il sistema di avviso angolo cieco e ovviamente l'obbligatoria ormai frenata d'emergenza assistita. Immancabile il tasto City qua nel mezzo della plancia che demoltiplica lo sterzo, comodissimo per parcheggiare la Tipo comodamente, veramente un'auto estremamente agile, a basse andature. Questa versione ha sia i sensori sia la retrocamera che viene visualizzata sul nostro schermo centrale, ecco, viene visualizzata soltanto in una porzione centrale di esso, e anche questa cosa qui sarebbe piaciuto di più che sfruttasse tutta la diagonale del grande schermo. Quanto costa? La nuova Fiat Tipo è prevista con una sola opzione per il motore benzina che si poggia sul 1000 turbo benzina 3 cilindri, con prezzi a partire da 18.500 euro fino ai 23.500 euro per la versione cross, mentre lato diesel c'è una doppia scelta con l'entry level rappresentato dal 1300 multijet da 90 cavalli che attacca 20.600 euro e arriva fino ai 25.600 euro della versione cross, mentre al top di gamma c'è il più potente 1600 turbo diesel da 130 cavalli che parte da 23.500 euro e arriva fino ai 27.000 euro tondi della versione cross. La nostra Fiat Tipo Life costa invece 21.500 euro.
Infine veniamo alle tre cose che mi piacciono e alle tre cose che non mi piacciono. Mi piace molto questo motore, il 1.6 turbo diesel da 130 cavalli che unisce ottime prestazioni a consumi di carburante davvero bassissimi in ogni condizione. Mi piace molto anche la capacità del vano bagagli, 440 litri, rispetto alla lunghezza dell'auto che è davvero compatta. E mi piace molto anche il sistema di infotainment aggiornato, davvero molto facile e intuitivo nell'utilizzo. Cosa non mi piace? Non mi piace il cambio manuale che abbia questi rapporti, secondo me, un po' troppo contrastati. Non mi piace anche il fatto che il montante anteriore, ecco, crei un angolo cieco importante, e anche il mantenimento in corsia, secondo me, è troppo invasivo. Ma voi cosa ne pensate della nuova Fiat Tipo Mai 2021? E con quale motorizzazione la scegliereste? Il 1000 benzina, il 1003 multijet diesel o questo, il top di gamma, il 1006 turbo diesel? Beh, discutiamone nei commenti sotto a questo video, lasciate like se vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale di YouTube e seguiteci su tutti i nostri social e sul sito motoreonline.com, dove troverete anche l'articolo di approfondimento. Al prossimo video, ciao!